Oggi dobbiamo iniziare un argomento nuovo. Decisamente il primo concetto che andremo a introdurre sarà quello di estremo superiore. Allora, noi siamo in R. Prendiamo un sottoinsieme di R. Qua daremo una serie di definizioni. Cominciamo con la prima. Definizione. E si dice limitato superiormente se, oh, supponiamo che sia sempre non vuoto, se no mi devo mettere a fare casi particolari. Sia E contenuto in R si diverso da E. Se e solo se per definizione esiste M appartenente a R tale che X è minore o uguale di M per ogni X appartenente a R. Ma questa definizione è molto semplice. Ci dice che sulla retta reale, se qua c'è M e vive a sinistra di M, cioè può contenere soltanto punti minori uguali a N, può contenere anche N ma non nessun punto al di là di N. Chiaro? Ovviamente l'insieme si dirà limitato inferiormente se solo se per definizione esiste, chiamiamo M piccolo, tale che appartenente a R, tale che X è più grande di M piccolo per ogni X appartenente. Nel secondo caso abbiamo che, che ne so, da qualche parte c'è M piccolo, per esempio qua, e in questo caso E vive a destra di M piccolo. Definizione E contenuto in R si dice limitato se e solo se per definizione E è limitato sia superiormente che inferiormente. Oh, se avessi omesso di dire E diverso dal vuoto, l'insieme vuoto sarebbe stato limitato o no? Secondo questa definizione. Certo che sì. Per quale motivo? Per ogni x appartenente a E, se non ci sono x appartenente a E. Però preferisco evitare quel caso perché le definizioni relative all'insieme vuoto, quando andremo a fare l'estremo superiore, le diamo a parte. Ok. Oh, osservazione. Osservazione vuol dire che è qualcosa che dimostriamo, una proposizione semplice da dimostrare, ma sempre qualcosa che si dimostra. Remarco. E contenuto in R e
è diverso dal vuoto è limitato se e solo se esiste un m positivo tale che il valore assoluto di x è maggiore di m per ogni x a parte maggiore minore uguale valore assoluto di x minore uguale di m. Oh, perché? Allora, se l'insieme è limitato e compreso tra m grande ed m piccolo, quando passiamo al valore assoluto di x, il valore assoluto di x o è più piccolo del valore assoluto di m grande o è più piccolo del valore assoluto di m piccolo. Basta prendere come questo numero il più grande tra i due e stiamo a posto. Facciamo un esempio: se x è compreso tra meno 5 e 3, io qua ci metterò 5, perché un numero compreso tra meno 5 e 3 è anche compreso tra meno 5 e 5, il che significa che il valore assoluto è minore o uguale di 5. Se non riuscite a capire questo ragionamento, fatevelo per iscritto e ripetetelo fino a che non lo avete visto. Viceversa, se abbiamo questa condizione, ovviamente se il valore assoluto è minore o uguale di m, allora che vuol dire? Che x è compreso tra meno m, meno m grande ed m grande, quindi basta prendere per m piccolo meno m grande. Cioè facciamo l'esempio: se il valore assoluto di x è minore o uguale di 7, che vorrà dire che x è compreso tra meno 7 e 7, quindi è limitato dall'alto da 7 e dal basso da meno 7. Dando le definizioni separatamente, per avere la limitatezza superiore o inferiore, possiamo usare numeri che hanno valori assoluti diversi. Per esempio, che ne so, meno 3 e 9. Ma se un numero è compreso tra meno 3 e 9, è compreso anche tra meno 9 e 9, e che vuol dire che il valore assoluto è minore o uguale di 9. Viceversa, se il valore assoluto è minore o uguale di 9, il numero è compreso tra meno 9 e 9. Qua non ci interessa chi sia m grande, chi sia m piccolo, basta che ci siano due numeri per dire limitato. Ok? Quindi, sostanzialmente, quando è che un insieme è limitato? Quando è contenuto in un intervallo. Ok? Adesso introduciamo queste ulteriori notazioni che dovreste già conoscere. Allora, l'insieme degli x appartenenti a R tali che x è sia minore di un certo a, questo si indica con meno infinito a, vedremo poi perché questo meno infinito si chiama semiretta aperta sinistra, è una semiretta aperta a sinistra che va da meno infinito fino a là. Se invece qua ci mettiamo l'insieme degli x appartenenti ad R tali che x sia minore o uguale di un certo a, questa qua si chiamerà semiretta chiusa a sinistra. Ovviamente se andiamo a prendere insieme dei numeri reali tali che x sia maggiore di a, questo si denota con questo simbolo qui, si chiama semiretta aperta destra. Se invece andiamo a prendere l'insieme degli x appartenenti a r tali che x sia maggiore o uguale di a, questo si denota con a più infinito, e questa qua si chiama semiretta chiusa destra. Oh. Siccome io sto definendo questi simboli, l'ho scritto ormai in questo modo, quindi userò questa notazione qui. Metto i due punti. Cosa significano i due punti? Due punti è la stessa cosa come scrivere uguale e def sopra, uguale per definizione, soltanto che i due punti indicano la cosa che sto definendo.
Cioè questo già lo sai che cos'è. È questo che stai definendo. Ok? Diretta chiusa destra. Chiusa perché c'ha. Sistema in R, meno infinito non ci sta, più infinito non ci sta in ogni caso. Poi lo capiremo meglio perché si usa. Questa terminologia è una definizione, quindi non c'è nulla da capire. Quello che potremo capire sarà quando faremo, oggi stesso cominceremo a fare un po' di topologia, allora vedremo che questa terminologia che abbiamo adottato rispetta diciamo alcuni concetti che introdurremo dopo con la, con gli spazi metrici, la topologia sugli spazi metrici. È chiaro fino a qui? Non mi sembra che ci sia nulla di comune. Ok, adesso poi abbiamo gli intervalli. Allora, chi sono gli intervalli? AB è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è strettamente compreso tra A e B. Questo si chiama intervallo aperto. AB è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è maggiore o uguale di A e minore di B, e si chiama intervallo semiaperto a sinistra. AB, ci metto stavolta B, uguale all'insieme degli x, anche qui sto definendo sempre il simbolo che sta a sinistra, quindi stavolta i due punti li metto a sinistra, tali che x è maggiore di A, minore o uguale di B. E questo qua è un intervallo semiaperto a destra. Infine, AB con le parentesi chiuse, con le parentesi quadre, è l'insieme degli x appartenenti a R, tali che x è compreso tra A e B, questo qua si chiama intervallo chiuso. Okay. Allora, vediamo se avete capito. Quando è che un insieme è limitato superiormente? Qual è una condizione equivalente a dire che un insieme è limitato superiormente? Utilizzando gli intervalli e le semirette. Quando? La parte dell'insieme superiore a un no. Allora, dire che esiste un elemento, un numero reale tale che x è minore o uguale di n, dal punto di vista insiemistico, per ogni x appartenente a D, cosa significa? Tutti i valori non sono maggiori di n. Dal punto di vista insiemistico, che è contenuto dove? Dove vive E? Ti ho fatto pure il disegno. A sinistra di M, cioè? Dovrà essere contenuto in un intervallo? Magari sì, però non lo sappiamo. È contenuto in una semiretta aperta a destra o in semiretta chiusa a destra? Da meno infinito a destra. Ah, da meno infinito a destra. Cioè in una semiretta a sinistra. Ah. E se fosse contenuto in una semiretta a sinistra, aperta o chiusa? Come sta scritto qua è chiusa, ma se ci mettessi minore sarebbe esattamente la stessa definizione. Perché? Perché se fosse contenuto nella semiretta che va fino a 3 escluso,
chiaramente il contenuto della semiletta che va fino a, anche fino a 3,3 è incluso. Ma uno dice, ma se il contenuto della semiletta chiusa non è contenuto di una semiletta aperta? Certo il contenuto di una semiletta aperta, basta prendi invece di 3, prendi 4. Quindi la condizione equivalente a dire che un insieme è limitato superiormente è che sia contenuto in una semiletta destra, in una semiletta sinistra, cioè una semiletta è fatta da minimi. Quando è che è contenuto, quando è che è limitato inferiormente? Ovviamente è simmetrico quando sarà contenuto in una semiletta destra. Vedete, vive da m piccolo in poi, quindi sta nella semiletta destra m più fine, m piccolo più fine. E quando è che è limitato? Quando è contenuto in un intervallo aperto o chiuso o semiaperto? È indifferente. Se è contenuto in un intervallo è limitato. Prendete l'intervallo, allora prendete tutti e tre questi, tutti e quattro questi intervalli. È limitato questo? Sì. Compreso tra A e B. È limitato questo? Sì. Compreso tra A e B. È limitato questo? È compreso tra A e B. È limitato questo? È compreso tra A e B. Questo è contenuto in un intervallo aperto? Sì. Il contenuto nell'intervallo aperto A meno 1, B più 1. 2, 5 chiuso? È contenuto in un intervallo aperto, basta che l'intervallo aperto prende un po' più grande. Dovete ragionare. Analisi, se non riesci a ragionare un minimo non combinerai mai nulla. Cioè non basta. Le definizioni non bastano. Queste definizioni vi vengono date affinché le usiate come i talenti. Quindi dovete usarle e saperle usare, ci dovete saper ragionare, è chiaro? Ok, adesso cancello qui con 0 appartenente ad E si dice massimo di E se solo se x è minore o uguale x con 0 però x appartenente ad E. Allora, guarda, abbiamo adesso abbiamo un insieme di E, un insieme di R, sottoinsieme di R. Prendiamo un punto di questo sottoinsieme. Lo chiamiamo massimo dell'insieme se tutti gli altri elementi non lo superano, non superano il suo. Allora, vediamo se avete capito. Ripeto, è una definizione, quindi in realtà non c'è nulla da capire, cioè da capire nel senso di saperla applicare. Qua ci posso mettere minore? No, perché? Se no x è basso, non prendo mai il massimo. Se ci metto x con 0, x con 0 è uguale a x con 0, quindi non è minore. Quindi almeno in un caso deve essere uguale. Quanti massimi può avere E? Non lo so. Al massimo 1. Perché al massimo 1? Supponiamo che ne abbia 2. Allora, c'è x con 0 e x con 1. Allora, che deve succedere? Siccome sono massimi, x con 1 deve essere minore o uguale di x con 0.
e x con 0 deve essere minore o uguale x con 1. E quindi, perché? Proprietà antisimmetrica della relazione d'ordine, se ricordate. Se A è meno uguale di B e B è meno uguale di A, se i numeri di A, A uguale. Quindi massimi ce ne sta uno sopra. Allora. Quindi osservazione, il massimo di E, se esiste, è unico. Questa qua l'abbiamo fatta, l'abbiamo dimostrata a voce. Se non per iscritto lo mettete voi, lo fate a casa e andate a guardare la video lezione fino a che non avete capito il ragionamento, tanto sta registrato, quindi andate avanti e indietro fino a che non l'avete capito. Perché dico se esiste? Perché potrebbe non esserci. Facciamo un esempio di un insieme che non ha massimo. Abbiamo premesso che l'insieme deve essere non messo, altrimenti però si andrà a destra, però che tende al finito. Un insieme non tende, un insieme sta là, è fisso, non si muove. Sì, però prendiamone uno limitato. Allora prendiamo questo intervallo qua e abbiamo introdotto gli intervalli 0,1. Ci sta un punto, allora sia, allora questo qua, adesso vi faccio la dimostrazione che questo insieme non ha massimo, sia e non ha massimo. Allora, come facciamo? Facciamo la dimostrazione per assurdo, vi ricordate per assurdo? Per assurdo proviamo a supporre che esista un massimo. Sia per assurdo x con 0 uguale max di E. Allora, x con 0 è compreso tra 0 e 1. Ma allora, per quale motivo? Perché deve essere un elemento di E. Gli elementi di E sono compresi tra 0 e 1. Ma allora x con 0, che è maggiore di 0, è anche minore del punto medio tra 1 e x con 0. X con 0, 1, 1 più x con 0, mezzi. Quando faccio il punto medio tra due elementi distinti, che x con 0 e 1 sono distinti, sono diversi, questo numero sarà maggiore di x con 0 e minore di 1. E questo è assurdo. Qual motivo? Questo è un elemento di E, che è più grande di x con 0. E cosa deve essere il massimo? Deve essere più grande di tutti gli elementi di E. Mentre invece esiste un elemento di E più grande. Per capirci, 0,9 può essere massimo di questo? No, perché 0,95 è più grande di 2 e meno di 1. 0,99 può essere il massimo di questo? No, perché 0,99 è minore di 0,995 che è minore di 1. 0,500 no, prendete tanti 9 di fila e poi metteteci e basta. Può essere il massimo? No, perché prendete tutti quei 9, ci aggiungete un 5 e quello là sarà maggiore di quello di prima e meno di 1. Allora uno potrebbe dire 0,9 con infiniti 9 è il massimo. No, perché il massimo è, in quel caso è
1. Vi ricordate che abbiamo visto che 0,999 periodica è 1? E 1 nell'insieme non ci sta. Chiaro, mo? Allora, se a qualcuno gli fa male la testa, da una parte una minima ragione ce l'ha, dall'altra parte no. Perché una minima ragione ce l'ha? Perché tutto questo impianto che io ho fatto a partire da stamattina vale esclusivamente in matematica. Non esiste. Allora, ipotizziamo di fare una stecchetta di lunghezza 1, di un metallo bello. Che significa che tu i punti, gli estremi ce li metti, gli estremi non ce li metti? Non significa nulla. Cioè, ci puoi togliere un punto? No. Invece in matematica, sulla retta reale, noi abbiamo che ogni elemento corrisponde un punto. Se ci metto quell'elemento, ci metto quel punto. Se ci tolgo quell'elemento, ci sto togliendo un punto. Questo è possibile in matematica. Ma allora perché ci prendiamo dei modelli che evidentemente non rispecchiano la realtà? No, no, questi modelli vanno molto bene per capire tante cose della realtà. Certamente io non lo posso fare esattamente di rimuovere un punto dalla mia stecchetta materiale, però posso rimuovere poco poco. Allora, idealmente, io idealizzo la situazione e dico che posso rimuovere il singolo punto e ragiono di conseguenza. L'importante è che questi ragionamenti non conducano a contraddizioni. Se io do la definizione opportuna, semplicemente questo insieme non c'è nessuna contraddizione, questo insieme il massimo non ce l'ha. Quindi, dato un insieme, quanti massimi può avere? O nessuno, oppure se c'è un elemento nell'insieme che è più grande di tutti è il massimo, se no, no. Chiaro? Ok. Ovviamente, se invece di massimo vogliamo introdurre il concetto di minimo, cosa cambia? Cambia la disuguaglianza. Quindi bene. Oh. Però a noi in qualche modo dà fastidio che sto massimo ci sta, non ci sta. Allora, per esempio, questo insieme ce l'ha il minimo? No. Se ce l'avesse, chi dovrebbe essere? Zero. Ma non c'è. E non ce l'ha. Fate un ragionamento simile a questo. Quindi questo insieme non ha né massimo né minimo. Se scrivo così, questo insieme ce l'ha il massimo? No, se ce l'aveva prima, ce l'avevamo uno. Però il minimo stavolta ce l'ha. Allora, questa situazione non è particolarmente soddisfacente. Ce la teniamo perché ce la dobbiamo tenere, però possiamo costruire subito un altro concetto che ci sarà sempre, il quale ci sarà sempre. Allora, preferisco cancellare questa lavagna qui.
prendiamo un insieme non vuoto M appartenente a R, si dice maggiorante di E, se e solo se per definizione x è minore o uguale di m per ogni x appartenente. Allora, questa definizione è esattamente la stessa di quando l'insieme era limitato superiormente, esattamente la stessa. Più specificamente, M è un maggiorante quando? Quando l'insieme è limitato ed è contenuto nella semiretta meno infinito N. È più specifica, dice di più, ma la definizione è uguale, la stessa di prima. Diciamo, la condizione è la stessa di prima. Quindi, che vuol dire che 10 è un maggiorante di un certo insieme? Che tutti gli elementi dell'insieme vivono la stessa di 10. Ok? Allora, vediamo. Prendiamo questo insieme qua, N. Vi ricordate chi è N? 1, 2, 3, tutti i numeri naturali. Mi sapete nominare un maggiorante di N? Perché? Ci sta un maggiorante di N? E chi è? Non esiste. Perché non esiste? Perché n non è limitato. Non perché è infinito. Se io prendo l'insieme 0,1, intervallo 0,1, il massimo, il maggiorante ci sta. Ma l'insieme 0,1 ha infiniti punti. È infinito. Perché questo non è limitato superiormente. Ci sta il minimo? La scuola ci sta, vabbè, poi il minorante. Minorante minorante di questo? 0, va bene. Poi anche? Anche 1, va bene. Poi anche? Meno 1, meno radice di 2. Siamo in R. R. Questo è N, ma il minorante deve stare in R. Minorante ce ne stanno tanti. N per noi parte, perché anche 1 va bene? Perché noi, per noi N parte da 1, quindi 1 è un minorante. E qua c'è anche un qua. Però se va bene 1, va bene anche 0, va bene anche un mezzo, va bene anche meno un mezzo, va bene anche meno radical 2, va bene anche meno 10. È chiaro? Allora, quindi questo insieme possiede maggioranti? No. Possiede minoranti? Quanti ce n'ha di minoranti? Più precisamente, chi sono i minoranti? Tutti i numeri da meno infinito fino a 1. 1 compreso. Allora, 1 che proprietà ha? È il più grande dei minoranti. Ok, adesso andiamo a dare la seguente definizione. Questa
questa è una delle definizioni che in matematica non si dovrebbero dare, e poi spiego meglio. Def. Che per andare a spiegare questa definizione dobbiamo andare a dimostrare un teorema, cioè la definizione con i teoremi non ci dovrebbe avere niente a che fare. La definizione si dice questa: allora, sia, però ovviamente questa non è solo una definizione, è una definizione complessa, se vogliamo dire così, lo spieghiamo meglio. Sia è contenuto in R e diverso dal vuoto e limitato superiormente. Ok? Perché dico limitato superiormente? Così sono sicuro che esiste almeno un maggiorante, perché se non era limitato superiormente, esempio a n, maggiorante è già stato. Si dice, estremo superiore di E uguale il minimo dell'insieme dei maggioranti di E. Allora, chi è l'estremo superiore di un insieme limitato superiormente? Un vuoto. Il minimo dei maggioranti. Dove sta il problema che richiede una dimostrazione? Abbiamo visto i sottoinsiemi di R, ce l'avevano sempre il minimo? No, qualche volta sì. E chi ci dice che l'insieme dei maggioranti di E abbia il minimo? Se ce l'ha, quello è unico e lo chiamo estremo superiore. Ma se non ce l'ha, dove lo vince? Allora, questa definizione si dovrebbe enunciare in maniera diversa. Prima facciamo un teorema, in realtà lo facciamo adesso dopo il teorema. L'insieme dei maggioranti di E, in questo caso, ha il minimo. Questo minimo si chiama estremo superiore. Quindi questa non è una definizione, è un teorema seguito da una definizione. È chiaro? Quindi, qual è il teorema? Il teorema lo spieghiamo qua dietro. Teorema E contenuto in R, E diverso dal vuoto, E limitato superiormente. Sia A uguale, chiamiamolo B, insieme dei maggioranti di E allora esiste il minimo di B. Questo minimo si chiama estremo superiore di A. Allora, dimostrazione. Come sono fatti i maggioranti di un insieme?
sono una semiretta. Questo lo sappiamo, perché se ci sta un elemento ci stanno anche tutti quelli appresso. Quindi deve essere per forza una semiretta. Ok? Allora, qua, fatemi cancellare qua. Allora, sia B come sopra, e prendiamo che sia A uguale R meno B. Chi sono R meno B? I non maggioranti. Per esempio, vediamo se avete capito. Prendiamo l'intervallo 0,1. Chi sono i maggioranti di 0,1? Tutti i numeri da 1 in poi. Chi sono i non maggioranti di 0,1? Tutti i numeri da meno infinito a? A 1. Sono il complementare di B. Non da meno infinito a 0, quelli sono i minoranti. Qua abbiamo detto non maggiorante. Allora, vediamo un po'. Qua dentro il più basso sarà alto 1,60 m qualcosa, e il più alto sarà alto 1,90 m qualcosa. Mettiamo 1,65 m, 1,97 m. Ok? No, 92. Ok? Allora, se uno è, arriva qua, uno alto 1,60 m, è minorante, perché è più basso di tutti noi. Se arriva alto 1,2 metri è maggiorante, perché è più alto di tutti noi. Se arriva uno alto 1,75 m, non è né minorante né maggiorante, ma in ogni caso non è maggiorante, perché ci sta qualcuno qua dentro più alto di lui. Se io prendo da voi uno alto 1,75 m, non è maggiorante. Quindi non maggiorante non significa minorante. Ok? Allora, dico che AB è una sezione di R, che vuol dire che sono due semiretti con un elemento di separazione. Però cosa significa la sezione? A unito B quanto fa? Sono complementari per definizione, quindi fa R. A intersecato B fa il vuoto, e poi se X appartiene ad A e Y appartiene a B, esiste T appartenente ad E tale che X è minore di T, che è minore o uguale di Y. Per quale motivo? X non sta in, sta in A, ma se sta in A non sta in B. Ma se, sta, se non sta in B vuol dire che non è un maggiorante, che significa che deve esistere un elemento di E più grande di B. Ma allora Y sta in B deve essere maggiore o uguale di ogni elemento di E, quindi abbiamo queste disuguaglianze: X minore di T, minore o uguale di Y. E quindi X è minore di T. Questo cosa dice? Che è una sezione. Se vi ricordate, per avere una sezione non bastava che gli, non bastavano queste due condizioni, bisognava che tutti gli elementi di A fossero più piccoli di tutti gli elementi di B. Quindi fino a qui ci siamo. Cosa sappiamo noi quando abbiamo costruito i numeri reali? Abbiamo detto che se andiamo a fare una sezione del campo reale, cosa esce fuori? Un numero reale. Quindi esiste un unico Z appartenente a R tale che X è minore o uguale di Z, che è minore o uguale di Y. Per ogni X appartenente ad A e Y appartenente a B. Cioè, faccio il disegno. Qui abbiamo
qua ci stanno i non maggioranti, qua ci stanno i maggioranti e qua ci sta quello che abbiamo chiamato elemento di separazione. Quindi noi abbiamo i non maggioranti, chi sono? Sono meno infinito z, i maggioranti sono z più infinito. Allora, quello che dice il teorema è che l'elemento di separazione sta sempre a destra, sta sempre dalla parte dei maggioranti. Dice, che ne so, potrebbe stare a sinistra, lo dobbiamo ancora dimostrare. Potrebbe essere così, no? In teoria. Ma in realtà è così. Non può stare ovviamente in tutti e due, perché gli insiemi hanno intersezione vuota. Allora, come si dimostra questa cosa? Si dimostra per assoluto. Supponiamo per assurdo z appartenente ad A. Allora, da questa, vedete, z è più grande di x per ogni x di A, quindi z è il max di A. Se z sta in A deve essere il massimo di A. Tuttavia, esiste t appartenente ad E tale che z è minore di t. Allora, se sta in A non è un maggiorante. Come prima, x sta in A, esiste t appartenente ad E maggiore di x, z sta in A, esiste un altro t appartenente ad E maggiore di z. Ma allora z è più piccolo di t più z mezzi, che è più piccolo di t, e questo è assurdo. Perché? Allora, questo è un maggiorante? No, perché è meno di t. Allora sta in A, ma è un numero che sta in A più grande di z. Ma se z stava in A era il massimo. Abbiamo raggiunto un assurdo. È chiaro? I non maggioranti non possono avere un massimo. Perché io prendo un non maggiorante, ci sta qualcosa in E a destra di lui. Ma allora tutti i numeri che stanno qua in mezzo sono ancora non maggioranti più grandi di z. E quindi z, i non maggioranti, il massimo, non ce l'hanno. Non ce lo possono avere. Allora, se z non sta in A, per esclusione, siccome A unito B fa R, deve stare in B. E se sta in B è il minimo dei maggioranti. Capisco, questo è il primo teorema un po' più difficile, ma è così. Quindi, ricapitolando, prima di fare una pausa, ricapitolando. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto tutta una serie di definizioni, poi abbiamo visto i concetti di insieme limitato superiormente o inferiormente, poi abbiamo visto i concetti di massimo e minimo, che non ci stanno sempre, qualche volta sì, qualche volta no, però abbiamo visto che un insieme limitato superiormente, se non ha il massimo, comunque ha un concetto surrogato del massimo, l'estremo superiore. Facciamo un esempio. Io prendo l'intervallo 0,1, il massimo ci sta? No. L'estremo superiore ci sta? Sì. E chi è? 1. È il minimo dei maggioranti. I maggioranti sono quelli che vanno da 1 a infinito, i non maggioranti sono quelli che vanno da meno infinito a 1. Il minimo dei maggioranti fa 1, l'estremo superiore fa 1. Praticamente l'estremo superiore è quello che sarebbe il massimo se appartenesse agli 0. Là ci manca 1, cioè il massimo ti avvicina a 1, ci avvicini quanto? Tanto quanto vuoi. No, perché nell'intervallo 0,1 abbiamo visto che ci sta 0,9, 0,99, 0,999, 0,999,999, ma 0,9 periodico non c'è perché fa 1. Quindi a quel numero ti ci avvicini quanto vuoi, ma non ci arrivi mai. Però se appartenesse all'insieme ne sarebbe il massimo.
cioè ci si può avvicinare indefinitamente a quel numero, anche 2 se appartenesse a quell'insieme sarebbe il massimo, ma a 2 non ci possiamo avvicinare indefinitamente, invece a 1 ci possiamo avvicinare indefinitamente e se appartenesse all'insieme sarebbe il massimo. Quello è il concetto di estremo superiore. Formalmente l'estremo superiore chi è? È il minimo dei maggiorati. Tipicamente come funziona? Tipico esame di analisi. Chi è l'estremo superiore? Vabbè, se l'insieme è limitato superiormente non vuote, è il minimo dei maggioranti. E chi mi dice che l'insieme dei maggioranti ha un minimo? Io ne se può lo dimostro. Chiaro? Ok. Quindi esiste il minimo dei maggioranti, questo minimo dei maggioranti si chiama estremo superiore.